La brisaola della Valtellina IGP è un alimento versatile e di tendenza. Buona e leggera per una pausa pranzo, può diventare protagonista sulle tavole di Natale e Capodanno, come suggerisce Francesca Romana Barberini, food writer e conduttrice televisiva. Può arricchire i piatti delle feste, ma nello stesso tempo può essere il pasto leggero tra una festa e l'altra. Per esempio, immagino per un cenone di Capodanno un risotto provole e champagne, no? Tutto molto bollicinoso, e al termine dare appunto un sapore, una sapidità, un sapore diverso con una bresaola magari fatta a striscioline che possa arricchire visivamente il piatto e nello stesso tempo anche dargli del gusto e della leggerezza. Questo salume ha caratteristiche uniche da un punto di vista nutrizionale. È il salume più magro che ci sia, dal punto di vista proteico ha veramente dei valori nutrizionali molto importanti. Io sono mamma e quindi utilizzo spesso la bresaola anche per i miei bambini. Ma come si fa a riconoscere una bresaola della Valtellina IGP autentica? Bisogna verificare che esista il marchio europeo dell'IGP. Nel caso delle vaschette, naturalmente, nel caso in cui si acquisti il prodotto già affettato, questo è molto più semplice perché comunque le vaschette lo riportano. Nel caso invece si acquisti un prodotto che viene appunto affettato al momento dal proprio fornitore, è importante chiedere e farsi mostrare che ci sia appunto il marchio di riconoscimento.